Presentata a Cagliari la nuova edizione dei Sardinia Food Awards. Per la nona volta i protagonisti saranno gli Oscar dei produttori agroalimentari regionali. Si incontreranno e si confronteranno tra nuovi premiati e partner consolidati. Guarda, quest'anno mi sento, è presente chi prende la maturità, ecco, mi sento come prendere la maturità, perché finalmente abbiamo dato una svolta in termini di iscrizioni, i nostri partner, i nostri sponsor, i media, sono tutti con noi e quindi questo fa capire che stiamo riuscendo a ottenere quello che i nostri produttori desiderano, che non è soltanto quello di vincere un bollino da poter mettere sul proprio packaging, ma si tratta proprio di creare delle sinergie. Anche oggi durante la nostra conferenza stampa c'è la possibilità tra di loro di incontrarsi, fare una degustazione. È un momento che aiuta a crescere e soprattutto andare in quella direzione unica che noi vogliamo, creare sinergie e fare sì che la Sardegna possa avere dei produttori internazionali, nazionali, regionali, ma che vadano tra loro molto d'accordo e che facciano appunto sinergia, che è la nostra parola chiave. Assessore, una giornata di incontri, una nona edizione dei Sardinia Food Awards che vedono protagonisti i produttori sardi e non solo. Sì, non solo in Sardegna, i nostri produttori sono riconosciuti a livello internazionale, negli ultimi anni è aumentato l'export verso l'esterno e noi come Regione Sardegna riconosciamo naturalmente la qualità dei nostri produttori, l'unicità dei nostri prodotti legati ai nostri territori. Dobbiamo sempre ancora di più investire nella sostenibilità dei nostri prodotti, tenuto conto anche dei cambiamenti climatici in corso, quindi bisogna investire in innovazione e diversificazione delle nostre aziende.